Ad Urbino la 14ª edizione del Biosalus Festival, l'evento culturale, commerciale, artistico e gastronomico dedicato al biologico e al benessere olistico, dove tradizione e rigore scientifico si incontrano per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Biosalus Festival in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre con ingresso gratuito e anche un'occasione unica per scoprire una delle città simbolo del Rinascimento italiano. Un evento storico, che siamo alla 14ª edizione, anche se è iniziato 17 anni fa, perché purtroppo per la pandemia si è stato fermo appunto per 3 edizioni. Chiaramente è l'evento che rappresenta il modo, lo stile di vita, il modo di produrre di questo territorio, che è partito da questo territorio e vuole comunicarlo al mondo. Nel tema del biologico c'è riuscito, perché è partita quando ancora non si, negli anni 70, quando ancora non si sapeva neanche di cosa si parlasse, e oggi invece è diventata una realtà a livello mondiale. Quindi chiamiamo con questo evento ad Urbino a parlare appunto dello stile di vita, di una qualità della vita, del benessere, della cultura del cibo e del cibo sano e buono, anche perché deve essere sano ma deve essere anche buono. Quindi chiaramente in questo fine settimana appunto del 7 e l'8 invito tutti a venire ad Urbino. La città è già tutta prenotata, quindi però sicuramente si potrà visitare, magari gli alberghi sono tutti pieni, però chi vuole venire a visitare questo evento è veramente l'evento di questa città. Biosalus è un'iniziativa del Comune di Urbino e dell'Istituto di Medicina Naturale. L'intero programma è ricco di stimoli, curiosità e spunti di approfondimento. 2 giorni pieni di iniziative dove i grandi protagonisti saranno il benessere della persona, la cultura e l'armonia uomo-ambiente. Oltre al cuore pulsante della manifestazione, che si riconferma essere il Collegio Raffaello, che è in Piazza della Repubblica, dove si alterneranno tutti 3 sale conferenze con workshop, appuntamenti dedicati al benessere olistico. Vorrei soffermarmi appunto su questo tema, benessere olistico, perché molti ritengono che il Biosalus sia un evento New Age. Qui non parliamo di New Age, ma parliamo veramente del benessere a 360 gradi della persona, quindi la possibilità di conoscere e di ampliare i propri orizzonti per poter vivere in salute ed in benessere. Quindi non è solamente New Age, non è una moda, ma è veramente uno stile di vita. Sono tanti stili di vita che ognuno poi può seguire, scegliere il proprio per mantenersi in salute ed in benessere. Per non scontentare nessuno, io direi che il Collegio Raffaello è il cuore pulsante, dove, come ripetiamo, ci saranno tutte le conferenze e i workshop dedicati al benessere e gli espositori, quindi le aziende dei prodotti per la cura del benessere. Poi sarà un'area totalmente dedicata invece all'enogastronomia del territorio e a chilometro zero, quindi per chi vuole assaporare e acquistare i prodotti del territorio, e quindi anche prodotti biologici e prodotti a chilometro zero, sicuramente si dovrà recare a Piazza San Francesco, Piazza delle Erbe, e troverà appunto questi prodotti. Poi ci sarà anche strizziamo un occhio anche all'artigianato artistico e agli hobbisti, che riempiranno di colore i portici di Corso Garibaldi, un occhio anche agli operatori del benessere, quindi chi vorrà sperimentare consulenze e trattamenti d'arte del benessere nella rampa di Francesco Di Giorgio Martini, a cura della rete olistica italiana. Nel programma della 14ª edizione del Biosalus Festival presente anche un appuntamento con lo sport. È un desiderio che avevamo da diversi anni. Urbino Street and Sport appunto è la manifestazione che si unisce a Biosalus Outdoor e a Biosalus Festival, e che è nata sostanzialmente come un open day di tutte le associazioni sportive del territorio, che quest'anno appunto sarà presente a Borgo Mercatale, in particolare con le associazioni sportive nella giornata di domenica pomeriggio. Il piazzale di Borgo Mercatale, veramente ampio, sarà proprio lo spazio dedicato alle associazioni sportive, dove si potranno vedere esibizioni ma anche praticare, provare le attività proposte.